I Blink sono tornati, tutti ne stanno parlando. Difatti, dopo 10 anni di assenza, è tornato il frontman Tom DeLonge, che viene sostituito da Matt Skiba. Difatti, ha fatto 2 dischi con i Blink 182. Adesso è uscito Aging, ascoltiamocela insieme. Ma che effetto c'era sulla batteria? Senti come spinge. Grande Travis. Comunque si sente che è tornato Tom. Sembra che c'ha il compressore nella bocca. Don't you know? Spettacolo. La sua caratteristica, no? Bridge prima del ritornello, naturalmente. Sono ritornati i Blink nostalgici. Sembra che sono ritornato alle superiori con la cartella, ragazzi. Ma che pezzo è? Bella questa parte di batteria, classicone proprio. Questa è la stessa parte di prima, però sta cantando Mark adesso, non più Tom. Mi mancavano queste robe, Charleston, cambiato qualcosa sulla batteria, niente di che. Molto simile alla prima parte. Cavalca sto pezzo, c'ha un tiro. Classicone pop punk da radio proprio. Ritornello. Le robe che ti entrano nel cervello proprio. Che sono proprio stampo Blink. Quelle robe che ti rimangono nel cervello. Hanno fatto scuola con questi tipi di coretti di sottofondo. Ritornello basso. Un semplice battito di mani. Per dare molta dinamica. E ora riparte il ritornello classico. Eccolo qui. Con la batteria che sfonda tutto. Travis spacca tutto qui. Finito. Ti dico subito che il pezzo dura precisamente 2 minuti e 31. Cioè, a parte che è troppo poco per quanto mi riguarda, però sono i classici pezzi dei Blink. I Blink hanno sempre fatto pezzi che duravano poco, a dire la verità. Tanto che ti viene voglia di riascoltarli una seconda volta, una terza volta, una quarta volta. Adesso con il ritorno di Tom DeLonge si sente proprio che i Blink hanno deciso di ritornare agli albori degli anni 2000. La loro classica musica, quella che sanno fare bene. Ce ne accorgiamo soprattutto che c'è della nostalgia all'interno di questo pezzo in 2 piccole cose. La prima nel video, lo vediamo, dove loro sono travestiti da coniglio, e pensate che il coniglio era il loro primo logo. Non solo questo, anche l'intro di batteria di Travis, che ascoltiamo quell'effettino di sottofondo, difatti se ci fai caso c'è un effettino di sottofondo, fa ricordare un vecchio pezzo dei Blink 182 all'interno di Blink 182, quel disco dove c'è Miss You, capolavoro incredibile. All'interno c'è un pezzone chiamato Feeling This, ed è proprio quello l'effetto sonoro che c'è sulla batteria. È stato anche detto dal produttore dei Blink, un easter egg, chiamiamolo così, che va a ricordare i vecchi pezzi dei Blink. Ma non è tutto oro quello che luccica, nel senso, questo pezzo io l'ho ascoltato abbastanza. Devo dire che non mi ha fatto saltare dalla sedia, mi fa venire voglia di ascoltarlo, mi è entrato già nel cervello perché ci sono un sacco di bei coretti, il ritornello è cantato tante volte, è proprio il classico pezzo pop punk, proprio di quei pezzi che hanno la stessa struttura che viene ripetuta, quei pezzi che devono girare in radio e che devono funzionare. È un pezzo che funziona tantissimo, ma non è un pezzo che mi fa saltare dalla sedia, mi fa dire cavolo è tornato Tom, è cambiato qualcosa. Con Matt Skiba prima, con i 2 dischi precedenti,
precedenti, si sentiva che c'era qualcosa di diverso all'interno dei Blink. Non c'era più Tom, le cose stavano cambiando e il suono, anche se non era magari un suono che si poteva preferire, dei Blink era già diverso. La maturità si vedeva che stava crescendo, quasi è tornati proprio indietro. Addirittura Tom DeLonge ha detto che è uno dei dischi più belli dei Blink 182, questo che sta uscendo adesso, questo naturalmente è il singolo che anticipa l'album. Staremo a vedere, perché per quanto mi riguarda si può far di più, cioè nel senso mi aspetto molto di più dai Blink. Sembra che sono ritornato indietro nel tempo con la cartella che andavo alle superiori, per dire. Cioè, chi è che non ascoltava nel 2000 i Blink di noi ragazzi di quel periodo? Cioè, dai, di cosa stiamo parlando? Ma che pezzi facevano i Blink? Voglio sapere la tua, scrivimela qui sotto tra i commenti. Io intanto ho aperto già una mezza discussione su questa canzone nel mio canale Telegram. Difatti trovi qui sotto comunque tutti i link, anche per seguirmi su Instagram. Fammi sapere intanto che cosa ne pensi di Aging, questo incredibile ritorno di Tom DeLonge, scrivimelo qui sotto tra i commenti. Se sei capitato per puro caso, ricordati anche di iscriverti al mio canale e se questa tipologia di video ti è piaciuta, lasciami un like proprio qui in basso. Niente ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.